Ciao! Venuta io, che per 10 anni è stato chiamato Co-Centering, è un percorso di crescita personale ecopsicologicamente orientato, cioè parte dal presupposto di accompagnarti a capire chi sei in modo che tu possa mettere le tue capacità, i tuoi talenti, le tue competenze al servizio di qualche cosa che va oltre ciò che tu sei. Al servizio degli altri, al servizio del pianeta, al servizio della vita. Ed è questa la meta della nostra autorizzazione nel senso più ampio. È proprio il processo di cui c'è bisogno in questo momento storico della nostra società e cultura. Il bisogno di risvegliarsi al modo giusto di essere e di agire nel mondo, a partire da un percorso di conoscenza, valorizzazione e attuazione di ciò che siamo, di questa natura unica e irripetibile che è dentro ognuno di noi. Questo è un percorso che è nato 10 anni fa in ambito aziendale per favorire una migliore relazione tra i componenti di un gruppo di lavoro ed è ben presto diventato uno strumento fondamentale nella scuola di ecopsicologia che accompagna la formazione di EcoTuning Training con l'indispensabile percorso di crescita personale, già che l'EcoTuner opera con ciò che è e non solo con ciò che fa. Il percorso è diviso in 14 lezioni che vedremo più in dettaglio tra poco, e in 3 diverse fasi. La prima è focalizzata proprio sulla conoscenza di sé, in cui il pianeta fa da metafora. Impariamo a conoscere i paesaggi del nostro mondo interiore e i diversi abitanti che lo abitano e lo animano. La seconda parte è quella del entrare in connessione con gli altri, imparare a creare una relazione io-tu con le altre persone e con gli altri che non sono sapiens, è la fase che chiamiamo tuning, connettersi. E questo prepara poi la terza fase, il mettere in pratica, il mettere in azione, il riconoscere che noi facciamo parte di una vita e di una realtà molto più ampia di quella che solitamente prendiamo in considerazione. Sono 14 lezioni. C'è un forum, ognuno ha una tutor personalizzata a cui può scrivere dopo ogni lezione e a cui invia il diario di viaggio periodicamente. Il percorso si può svolgere in modalità e-learning oppure via mail. Questo è il programma delle 14 lezioni, ognuna delle quali ha un testo di 5-6 pagine con 4-5 esercizi pratici da fare e sui quali appunto portare la propria condivisione. È un percorso che accompagna in questo germogliare, sbocciare e fiorire e poi diventare frutti di ciò che si è. Ecco, le tutor sono tutte formate in ecopsicologia, sono tutte professioniste nel campo della relazione d'aiuto. Io sono Marcella Danon, direttrice di Ecopsiche, scuola italiana di ecopsicologia, scuola IES, attiva già dal 2004 in Italia. Questo stesso percorso è stato tradotto anche in altre lingue. L'edizione spagnola è quella che è già utilizzata da tantissimi diversi anni, strumento fondamentale nella scuola di ecopsicologia di Spagna, e la tutor è Chara Repiso, anche lei psicologa, esperta di psicologia positiva, coach, nonché formata in ecopsicologia. Abbiamo Anna Claudia Leotti, che è venuta dal Brasile fino in Italia per completare la sua formazione di psicoterapeuta anche con l'ecopsicologia, ha completato anche una formazione per essere trainer della scuola e è tutor del corso che viene tenuto in Brasile nell'ambito del PARDES, che Centro di Ecopsicologia a Florianopolis. Abbiamo anche un'edizione in inglese che è iniziata da poco. La tutor è Cristina Pellizzatti, counselor, ecotuner, life coach, green coach,
italiana, ma ha vissuto molto negli Stati Uniti e l'inglese è una lingua con cui lei ha molta dimestichezza. Se avrete la pazienza di leggere, qui ci sono le testimonianze di persone che hanno seguito questo percorso, che hanno trovato doni inaspettati, che hanno trovato occasione per conoscersi meglio, per gestire meglio il proprio modo di agire e non più di reagire in automatico e di fare un passo in avanti in questo percorso di crescita personale. Scuola di Ecopsicologia italiana www.ecopsicologia.it. Per avere informazioni scrivi a info@ecopsicologia.it. Grazie per averci seguiti fin qui, buonissima giornata e buona continuazione di convegno.